Passiamo alle domande successive, dimostrando che ciascuno dei due astronauti, ritiene di aver vinto il premio, perché è arrivato sul proprio asteroide prima dell'altro. E precisamente dobbiamo determinare il tempo l'astronauta B arriva su Beta, ma questo tempo però come appare ad A, cioè misurato nel sistema di riferimento di A. E allo stesso modo dobbiamo fare anche il calcolo speculare, cioè calcolare in quale istante di tempo DB, quindi nel sistema K secondo, l'astronauta A arriva su Alfa. Questi calcoli si possono fare utilizzando due diversi procedimenti. Il primo è utilizzare la dilatazione dei tempi e il secondo è utilizzare le trasformazioni di Lorentz. Cominciamo con la dilatazione dei tempi. Poniamoci nel sistema K', che è il sistema di A, e chiediamoci in quale istante, secondo K', cioè secondo A, B arriva sull'asteroide Beta. Noi conosciamo l'istante in cui arriva B su Beta, però questo istante è misurato da B, è il tempo proprio di B. Siccome è un tempo proprio, invece, la durata del viaggio di B, quando misurata in K', non sarà più una durata propria, perché K' dovrà utilizzare due orologi suoi, a differenza di B, che invece durante il viaggio, per misurare il tempo di viaggio, ha usato un orologio solo, cioè il suo DB. Siccome invece A dovrà utilizzare due orologi del suo sistema K', troverà un tempo che è dilatato rispetto a queste 9 ore 165, cioè rispetto alla durata di viaggio propria di B. È dilatato questo tempo di un fattore gamma tilde, cioè il fattore di Lorentz che si applica al modo relativo tra i due astronauti. Infatti, nel sistema K' di A, l'astronauta B viaggia alla velocità V tilde, a questa velocità che era il 31% di C circa. E quindi il fattore di Lorentz da utilizzare è 1,053 circa. Così, agli occhi di A, nel sistema K', la durata del viaggio di B non dura 9 ore 165, ma dura 9 ore 165 per gamma tilde, cioè per 1,053, cioè dura 9 ore 65. Quindi, secondo il tempo che scorre sugli orologi in K', cioè nel sistema di riferimento di A, è convinto di aver vinto, perché A è arrivato a destinazione dopo 9,165 ore e invece, secondo le sue misurazioni di A, B è arrivato a destinazione più tardi, dopo 9 ore e 65. Ma lo stesso discorso, perfettamente speculare, si può ripetere mettendosi dal punto di vista di B, cioè nel sistema di riferimento K secondo. Infatti, in questo sistema di riferimento c'è bisogno di due orologi per misurare la durata del viaggio di A. Quindi adesso noi vogliamo calcolare quanto dura il viaggio di A fino all'asteroide Alfa, però misurato in K secondo. Allora prendiamo il tempo proprio di A di viaggio, che era 9,165 ore, e lo moltiplichiamo per lo stesso fattore di Lorentz gamma tilde, perché in K secondo la durata del viaggio di A non è una durata propria, ma è una durata misurata con due orologi diversi di K secondo. E quindi, secondo questo sistema di riferimento, cioè secondo B, il viaggio di A è durato 9 ore 65. Quindi anche B è convinto di aver vinto, perché invece B aveva impiegato 9 ore 165 ad arrivare sul suo asteroide e A, secondo lui, impiega di più. Perciò, in conclusione, dal punto di vista di A, quindi nel sistema K', avviene prima l'arrivo di A e poi l'arrivo di B, e quindi A ritiene di aver vinto. Ma la stessa cosa succede in K', cioè dal punto di vista di B. Infatti, B, secondo le sue misurazioni di tempo, arriva prima sul suo asteroide di quanto arrivi A su Alfa. E questo è all'origine del malinteso per cui ciascuno dei due astronauti ritiene di aver diritto alla premiazione.
Questo equivoco è stato originato dal fatto che il comandante della missione non ha specificato in quale sistema di riferimento andava eseguito il confronto tra i tempi d'arrivo, o che è lo stesso fra le durate di viaggio. Perché se il confronto viene fatto dal punto di vista di A, vince A. Se invece il confronto viene fatto in K secondo, cioè nel sistema di riferimento di B, vince B. Anche se non è richiesto, chiediamoci che cosa succede invece se noi guardiamo dal punto di vista terrestre K. Dal punto di vista K vince A. Vediamo perché. Dal punto di vista K, entrambe le durate, cioè entrambi i viaggi, sono durate non proprie, perché K ha bisogno di utilizzare due orologi, uno sulla Terra e uno su Alfa, per misurare la durata del viaggio di A. E due orologi, uno sulla Terra e uno su Beta, per misurare la durata del viaggio di B. Quindi, per calcolare queste durate, nel sistema K bisogna prendere i tempi propri di A e di B e moltiplicarli per il fattore di Lorentz gamma primo e gamma secondo, come indicato da queste formule. Dobbiamo prendere il tempo proprio di A, che era 9 ore e 165 secondi, e moltiplicarlo per gamma primo. Questa infatti è la regola della dilatazione dei tempi misurate, tempi, intervalli di tempo misurati con due orologi. Allora, se noi prendiamo 9,165 ore di alfa primo e lo moltiplichiamo per gamma primo, otteniamo 10 ore, che è la durata del viaggio dell'astronauta A misurata dalla Terra. Se facciamo la stessa cosa per la durata del viaggio di B, dobbiamo prendere sempre TB secondo, cioè 9 ore e 165, che è la durata propria del viaggio di B, e moltiplicarla per gamma secondo. Ma gamma secondo è maggiore di gamma primo perché l'astronauta B va più veloce dell'astronauta A, e per questo motivo troviamo una durata più lunga, 11,8 ore circa. Perciò, rispetto al sistema di riferimento terrestre, il viaggio dell'astronauta B è durato di più, 11 ore,8, rispetto al viaggio di A, che è durato 10 ore sole. I calcoli sono illustrati qui, quindi la durata del viaggio di A, bisogna prendere il tempo proprio di A e moltiplicarlo per il fattore di Lorentz gamma primo. La durata del viaggio di B, bisogna prendere il tempo proprio di B, che è uguale a quello di A, e moltiplicarlo però per il fattore di Lorentz gamma secondo, che è più grande. Così otteniamo una durata più lunga del viaggio di B rispetto al viaggio di A. Perciò, dal punto di vista di K, vince A, perché il suo viaggio dura di meno, A arriva prima di B.